Okay. Benvenuti a tutti i nostri amici cinafoniaci, questo è il nostro canale YouTube, il nostro sito lo conoscete e lo trovate qui davanti e questo è un nuovo unboxing. Questo è l'unboxing di un clone, precisamente l'iPay 6PS, che è il clone dello Huawei Ascend P6, che dovreste conoscere tutti perché è di normale vendita in Italia. Andiamo subito ad aprire la nostra confezione, come vedete una custodia a libretto, molto simpatica devo dire. Questo è il telefono, andiamo a vedere dopo come al solito, andiamo a vedere la dotazione. Sono in pratica due scatole, come vedete. Allora, nella prima scatola troviamo il cavo dati, tutto completamente in bianco. Poi troviamo le cuffiette, devo dire, anche di fattura anche abbastanza decente, devo dire. Come vedete sono delle in-ear, vedete? Carine da vedersi, un design... E questo è il caricabatterie compreso europeo, ovviamente, senza che lo apro, tanto il solito, insomma. Nell'altra scatola invece troviamo due batterie che sono sempre molto utili in questi telefoni, vi assicuro, averne due è sempre meglio. Questo è uno screen protector e l'altro è già applicato e questa è una custodia, un guscio in silicone, anche questo molto utile devo dire, anche se vedrete che la caratteristica principale del telefono è essere molto sottile, quindi non andrei a mettere un guscio in questo telefono. Allora, questo è il telefono, andiamo ad aprirlo. In pratica ha questa parte sotto che si toglie. E la cover posteriore che è in alluminio e che si trova, eccola qua, vedete, questa è in alluminio devo dire che ho visto il P6, esteticamente molto simile, la differenza è che il P6 in pratica non ha batteria rimovibile, per cui diciamo non potreste fare questa operazione che sto facendo di cambiare la batteria. Per quanto riguarda le SIM, è un dual SIM ovviamente, ci vanno due SIM, una la vedete sotto, è quella strisciolina bianca che sta sotto in orizzontale, è una SIM normale, e invece qua sopra quella ci va la micro SIM, sono due SIM. E qui c'è lo slot per la SD. Andiamo a mettere la nostra batteria e andiamo a richiudere il tutto. Devo dire, se dobbiamo valutare l'aspetto estetico, a me piace molto. Vedete, c'è questa striscia di alluminio che riprende un po' la cover, e oltretutto è una cover in alluminio che ha una bella sensazione al tatto, quindi anche esteticamente è molto simile all'originale Huawei P6. La differenza è che abbiamo qui la fotocamera, come vedete, centrale e i sensori sono al lato. In quel caso abbiamo una fotocamera al lato e i sensori di qua, ma poco cambia. E la grossa differenza, abbiamo detto, che è questa, il fatto di avere la batteria estraibile, che invece nell'originale non è presente, e c'è questa scelta che però anche nell'originale, di questa parte in plastica posteriore, che non è che sia proprio il top del top, insomma. Avrei preferito forse un'altra scelta, però vabbè, hanno deciso così, prendiamocela così. Tasti soliti, volume più, volume meno, dall'altra parte power, che in questo caso sono un po' diversi all'originale in cui il power è sopra. Andiamo a accendere, una simpatica musichetta iPay, però non riesco mai a vederla perché è talmente veloce che carica subito lo screensaver. Come vedete è una cosa che mi ha lasciato un po' di stucco. Che cosa facciamo a fare un clone di un Huawei se poi ci mettiamo sopra una ROM che invece clona Samsung? Non lo so, questo lo chiederemo
a chi ha progettato questo telefono. Fatto sta che avete una Samsung Interface che comunque sia piace a molti, quindi vi potrà piacere anche a voi magari, però io avrei preferito una ROM che emulasse un po' di più il telefono emulato in originale. Oltretutto ROM Samsung che ha anche il supporto Air Gesture, come vedete, eccolo qua. Passando la mano davanti alla fotocamera, sì. Ah, qui il menu Windows che conoscete della Samsung, che vado subito a togliere perché è orribile. Ce l'avete qua su Display, Suspension Window, orribile. Ok, allora dicevamo menu totalmente Samsung. Andiamo a vedere applicazioni installate. L'unica applicazione che ho trovato strana è questa qui, dovrebbe essere un'applicazione che collega il telefono al computer in qualche modo ed è completamente in cinese, quindi è l'unica applicazione strana, diciamo. Poi abbiamo il Documents to Go per i documenti Wii, i documenti Office, abbiamo già una bustola installata che funziona, spero perfettamente, comunque ha il sensore per la bustola anche questo telefono. Andiamo a vedere AnTuTu. Abbiamo, come sapete, come avrete letto, questo è un processore 6582. Ovviamente la prima volta che lo eccolo qua e dà un good job, quasi 17.000. Andiamo a vedere le informazioni della periferica Android 4.2.2. E per il resto sappiamo che ho un 8 giga di RAM, 8 giga di ROM, 1 giga di RAM con 6582, però non so perché qua da 6589 a 1,3 GHz. Va bene, questo tutti i sensori sono supportati, abbiamo detto bussola, GPS, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere il Mobile Ankle Tools che ci dice che il dispositivo ha già i permessi di root, come vedete, di default. Questa è una cosa molto buona. Per il resto possiamo dire che GPS perfettamente funzionante, l'ho provato poco fa in esterno. E per il primo fix vi faccio vedere anche se la trovo. Lo screenshot del primo fix GPS che ho fatto, che come vedete ha fissato in 27 secondi, quindi molto buono questo GPS fix per il momento. Poi seguiranno altre prove, magari in macchina faremo un esempio di navigazione, così vedrete un po'. Per il resto voglio provare questo telefono con questo gioco che è Real Racing 3. Allora, il file l'ho già scaricato, adesso inizierà a scaricare il file di installazione. Ci vediamo fra poco. Ok, devo dire, prima impressione nettamente positiva per questo telefono, anche perché soprattutto il design non è dei soliti telefoni, insomma, che vengono dalla Cina, vedete una cosa un po' diversa. Anche avete visto qui in alto il LED di notifica, è presente, ecco il rosso perché la batteria scarica. E
E soprattutto il punto forte del Pistoia originale è la sua sottigliezza, che è 6,18 mm. Questo è dato come 7,1 mm, quindi non è proprio sottile come il P6, però comunque molto sottile, molto leggero. Devo dire che è una buona impressione, soprattutto di design, di tatto e di feeling, diciamo così, ecco. Ok, adesso qualche giorno, datemi qualche giorno per fare tutti i test che dobbiamo fare su questo telefono, vedere un po' le cose positive e le cose negative, ecco. Per il momento è tutto, se siete interessati a questo telefono vi dico che l'ho comprato da Mix Shop, il prezzo è di circa, se non sbaglio, 100 o $164, quindi è un prezzo abbordabilissimo. E aggiungiamo le spese di spedizione, siamo intorno ai 120-130 euro, compresa la spedizione veloce. Quindi, anzi, se qualcuno è interessato a questo telefono, questo proprio che ho in mano, fra qualche giorno lo metterò in vendita. Quindi potete già mandarmi le vostre, diciamo, proposte. Vorrei venderlo intorno a quella cifra, 130 euro, insomma, non di più. Quindi, se vi interessa, volete vedere, come al solito, siamo qua. Questo è tutto, ci sentiamo per il secondo video su questo telefono. Ciao! Okay.